Come siamo riflessivi? Ehi, ciao. Cos'è? Stavo riflettendo a un problema di mentalismo. Tu sai cos'è il mentalismo? Stavi riflettendo su un problema di mentalismo. Sì, i mentalisti, quelli. Sì, Sai. li conosco i mentalisti, Sì, no? cosa fanno invece? Fanno finta di saper fare cose molto simili alla telepatia. Esatto, precognizione. Fanno dei trucchi che sembrano queste capacità. Non che queste capacità non esistano, attenzione, telepatia, divinazione, non stiamo dicendo che non Alcuni esistono. dicono che esistono, alcuni no. Io propendo come te nel ritenere che siano vere, ma i I mentalisti mentalisti le simulano con dei trucchi le perfetti. simulano e sono bravissimi, Ma cosa perché c'entra con questo? ti spiego, perché i mentalisti usano tutti i trucchi possibili per far sembrare qualcosa che fanno magico. Quindi usano un'enorme memoria, usano la capacità di leggere il linguaggio del corpo, usano trucchi di prestidigitazione, mescolano tutto insieme e a volte usano anche la conoscenza della matematica. Conoscono delle proprietà matematiche particolari e siccome il pubblico non le conosce, le usano per creare un effetto. Quindi nella loro magia c'è anche un po' di matematica. Esatto, magia e Ho matematica capito. sono legate, però non è quel tipo di magia a cui si pensa solitamente quando si usa questa parola. In questo caso sono trucchi, no? Trucchi che però contengono una conoscenza di proprietà Non la matematiche. magia vera, ma la magia che fa parte dell'illusione creata dai Esatto, che però mentalisti. utilizza la magia vera della matematica, perché la matematica è una conoscenza Che discorso reale. complicato. Voilà. Comunque, se vuoi ti faccio un esempio di questo tipo di barbatucco. Stavo proprio riflettendo a un tipico esempio di trucco mentalista che usa la matematica, che consiste nell'indovinare un numero senza chiedere nessuna informazione su quel numero. Quindi si fa fare alla persona delle cose, ma in realtà non si sa il numero a cui è stata la persona ha pensato all'inizio. Te lo faccio, mi stavo cercando di Ma come si ricordarmi. fa? Allora, ti faccio vedere. Il trucco in Devo pensare un questione. numero io? Allora, facciamo così. Tu dovrai pensare a un numero di tre cifre, no? Tipo ABC, no? Però l'importante è che la prima cifra, quella delle centinaia, e l'ultima cifra siano tali che A-C, ad esempio in valore assoluto, deve essere più grande o uguale a 2. Va bene, ho già pensato un Ecco, numero. l'unica condizione, quindi se è un numero, giusto per farci capire, se è un numero tipo 877 non va bene perché 8 meno 7 fa 1 e 1 non è più grande di 2, no? Giusto. Ok, però 873 andrebbe bene, ad esempio, perché 8 meno 3 fa 5, 5 è più Sì. grande di 2. Ok, allora facciamo così. Io faccio finta di essere mentalista, no? Mi Ah. giro, a te lascio il gesso che ti farò fare alcune operazioni. Io guardo davanti, spero di ricordarmi come funziona la cosa. Devo controllare che non ci siano specchi No, o no, 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 giuro, trucchi. guarda, guardo verso il basso, facciamo così, dai. Va bene. Allora, tu pensa a questo numero di tre cifre, la cui cifra delle centinaia è strettamente più grande di quella delle unità, almeno più grande o uguale, la differenza è più grande di 2. Vai, scrivilo alla lavagna, così chi ci ascolta lo Non vede. guardare. Non guardo. Fatto? Fatto. Ok, adesso devi prendere questo numero e lo usi per crearne un altro invertendo le cifre, cioè se un ABC diventa un CBA. Scrivi E lo scrivo sotto il numero stesso. dove vuoi, sì. Quindi diventa. Fatto Ok. Hai fatto? anche questo, non Adesso, girarti. esatto, uno di questi due numeri, uno è più grande, l'altro è più piccolo. Prendi il più grande e fai il più grande meno il più piccolo, fai una sottrazione. Mi raccomando, concentrati. Dunque. Non fare errori, se no il mio trucco non funziona. Non
credo di aver fatto errori. Bene, adesso hai ottenuto un numero, no? Sì. Di nuovo ottieni da questo numero un altro numero invertendo nuovamente le sue cifre. Invertendole nuovamente. Sì, se è un XYZ fallo diventare un ZYX. Va bene. Sempre di fianco. Mettilo, scrivilo di fianco, sì. Molto bene, sento che l'hai scritto, giusto? Sì. Adesso questi numeri li addizioni, questi due numeri. Tutti tra loro. Tra loro, XY, questo XYZ più questo ZYX, questi due numeri ultimi. Quindi li addizioni. Vado a capo però. Perché fai come vuoi. Non ci sta. Mi interessa il risultato finale. E quindi abbiamo... Ora se hai fatto, me lo dici. Ho fatto. Adesso mi concentro e io sono sicuro, grazie ai miei potentissimi poteri di mago matematico, che il numero che è scritto alla lavagna, l'ultimo numero, è 1089. Come hai fatto? 1089. No, non ci credo, c'è qualcosa. Ma non solo, questo numero non è che l'ho visto adesso. In realtà, guarda, se tu tiri fuori da questa tasca, prova, tira fuori, devi solo cosa tirare, devo fuori, fare? Tirare fuori, vedi, questo perché io ho sognato un numero stanotte, l'avevo proprio scritto sì, lì. Sì, certo, stanotte hai sognato un numero. Ho sognato un numero, leggi ti prego, perché insomma capisci queste cose qua. È una lettera? È una specie di lettera in codice, no? E se tu vedi il contenuto di questa lettera, puoi farla vedere a chi ci ascolta, gira, 1089, capisci? No. Io sono riuscito, tu a indovinare, tu sei partita da un numero... 325, potevo sapere che partivi da 325. Tu adesso riprendi questo e ci spieghi tutto. Ah, va bene. Perché sembra molto magico, perché in effetti tu hai pensato a un numero di tre cifre, qualsiasi, quasi qualsiasi, solo che ovviamente la differenza tra la prima e l'ultima cifra deve essere almeno due. Sì. Ma a parte questo è qualsiasi. E allora una persona dice, cavolo, ma come ha fatto a indovinare il numero finale? Il punto è che qualsiasi sia il numero che una persona pensa, si arriverà sempre immancabilmente a quel 1089 se si fanno esattamente le operazioni che abbiamo fatto. E hai una dimostrazione per questo. E assieme a te adesso... Assieme a me? Cioè, nel senso... Io non la conosco. No, la faccio, sì. Magari all'inizio vediamo se la facciamo insieme, poi proseguiamo. Vediamo, provo a seguire. Voilà. Allora, si parte da un numero qualsiasi, quindi deve essere un ABC. Va bene. Ok? Sì. La prima cosa che ti ho chiesto è detto, prendi questo numero ABC e invertilo, no? E, CBA. Esatto. Beh. E fai un CBA, no? Sì. E poi bisogna fare la sottrazione. Ora però, per fare queste cose, devo scrivere questo ABC in forma canonica, che non c'entra con la religione o cose di questo genere. Canonica vuol dire che A è la cifra delle centinaia. Quindi sì. Vuol dire che ci sono, cioè 100 volte A, no? Quindi è 100 sì. Per A. Ti ricordi che avevamo fatto delle scritture canoniche così nel video dove dimostravamo il criterio di divisibilità per sì, 13, sì, quello che avevi scoperto 13. Da quando eri bambina. O modestamente. Vale. 100 per A. Poi abbiamo le decine, quindi più 10 per B. E poi abbiamo C, che sono le unità, no? Ok. Adesso l'altra cifra, CBA, la devo scrivere nello stesso modo. CBA è... 100C più... Bravissima. CB... Vuoi farla tu la dimostrazione? No. Più 10B più A, giusto? Uh-huh. Adesso fare ABC meno... Supponiamo che sia A che è più grande sì. Di C, ad esempio, giusto? Uh-huh. E adesso faccio ABC meno CBA, ok? Se faccio questo... ABC meno CBA, devo fare questa cifra, questo numero qua, meno questo. Sì. Allora, metto insieme le centinaia, 100A meno C. Mm-hmm. Le decine se ne vanno via, quindi perché 10B meno 10B quindi da 0. Quindi avrò solo B. Esatto, e poi c'ho C meno A, più C meno A. Ma C meno A è la stessa cosa che meno A meno C. Quindi ho 100 volte A meno C meno A meno C, 99 A meno C. Bravissimo, ma lo devi fare tu la dimostrazione. 99 A meno C.
Bene. Ora, se ti ricordi, questo numero, guarda, lo scrivo qua, è un XYZ, poi io ti avevo chiesto, inverti di nuovo questo numero, cioè dovrei trovare... Ah sì, quando ho invertito il 325. No, quell'altro, 189 che è scritto dopo, 198, 98 era, sì. Però io qui non riesco, come faccio a invertirlo? Per riuscire a invertirlo, devo riuscire a scriverlo in una forma canonica, anche lui. Ma allora, non so individuare le centinaia, le decine. E qua non si vedono. Allora, per andare avanti, per riuscire a scrivere questo in forma canonica, sì, quello che devo fare è utilizzare un trucco che noi matematici adoriamo fare. Cioè, c'è una cosa che noi matematici, io sono fisico, ma un po' fisico-matematico, adoriamo fare una cosa. Cosa piace in matematica? Ci piace una cosa da farla continuamente. Che fare l'amore. Fare l'amore ci piace tantissimo, ma ci piace tanto fare l'amore con i numeri, no? E quindi li aggiungiamo e li sottraiamo in continuazione. Quindi il trucco in questione consiste nell'aggiungere e togliere la stessa cosa. Perché quando aggiungiamo e togliamo la stessa cosa... Potete confondere meglio con le idee del pubblico. Quando aggiungiamo, sì, anche, ma quando tolgo e aggiungo sempre la stessa cosa, non cambio il valore di un'espressione. Ah, perché sì, certo. come se aggiungo certo. zero, no? Sì. Allora, guarda qua, 99 è molto vicino a 100, no? Sì. Quindi se io aggiungo A meno C, ottengo 100. Sì. Poi lo devo togliere però, no? Quindi scrivo qua XYZ, che è questo numero. Adesso lo scrivo, aggiungo A meno C, così ottengo 100 A meno C. Però siccome l'ho aggiunto, adesso devo toglierlo, meno A meno C, ok? Ma molto... sei tornato indietro alla situazione precedente che avevi già qui. In realtà sì, hai ragione, sono tornato indietro un po'. Occhio attento. Ma sono tornato indietro nel senso che io ho fatto il calcolo completo e poi in realtà in effetti è meglio tornare indietro. Perché sì. dici, ah ma qui ci sono già delle centinaia. Ah va bene. Però qua c'è un problema perché qui c'è un numero meno. E allora, un numero negativo, ok. Cioè c'è un meno, invece nelle forme canoniche ci sono solo i segni più. Sì. Quindi devo riuscire a creare dei segni più. Allora cosa facciamo? Come, fai? Come facciamo? Facciamo una cosa che ci piace sempre fare, aggiungere e togliere la stessa cosa. Okay? Ancora una volta. Voilà. E allora adesso aggiungo 100 sì. e tolgo 100 e spero che così facendo sistemo le cose. Allora attenzione, guarda. Questo termine che è meno 100 lo metto in fattore qua, quindi ottengo 100 A meno C e poi il meno 100 diventa un meno 1 qua, ok. Poi ho più 100 meno A meno C. Mi dirai, non è ancora a posto perché qui c'ho un meno ancora, no? Sì. Però forse sono più vicino, sai cosa faccio? Se hai un meno. Ho detto, vabbè, più 100 meno 100 non va ancora bene. E se aggiungo un più 10 e un meno 10, cosa succede? Aspetta, fammi provare a indovinare. Allora. Vediamo, attenzione. Questo lo riscrivo, questo qua. La prima A meno C meno 1 non lo tocco. Allora, di sicuro tu vuoi addizionare o sottrarre uno di questi 10 a questo 100. Esatto. E lo voglio sottrarre, perché i 100 ce li ho già qua. Io qui adesso devo avere le decine. Va bene. Quindi faccio 100 meno 10 che mi dà 90. 90. E 90 è 10 per 9. Ok. E poi mi resta qua più 10, questo 10, meno A, meno per meno più C. E ora, attenzione, attenzione, questa è una forma canonica, qua ho numeri positivi, qua ho numeri positivi, un segno positivo. È vero, scusa, io ho realizzato adesso. Questo numero qua è positivo, e poi sì. guarda qua, A meno C meno 1, vedi che qui, quando ti ho detto che la differenza tra A e C deve essere almeno più grande o uguale a 2, questo è sì. per fare in modo che questa parentesi non sia uguale a zero o negativa. Ah certo, perché altrimenti sarebbe stata negativa. Esatto, oppure zero. Esatto. Allora vedi che questa cifra qua è il mio x, questa cifra qua è il mio y e questa cifra qua è il mio z. Ma la dimostrazione dov'è? Aspetta, ti ricordi che adesso dovevo aggiungere la cifra invertita? Sì. Cioè dovevo fare questo più... A questa c, quindi devo fare x, y, z più z, y, x, ok? Bene. Allora lo facciamo.
prendo le centinaia, sì. Le centinaia sono qua, che cosa c'ho? A meno C meno 1, eh? E sì. Poi c'ho anche lo Z nelle centinaia, che è questo. Puoi dire O anziché ciò. Ciò, O, vabbè, è quello. Così, sono... è più legato. O, io sì. Ho anche più 10, sì. Meno A, più C, queste sono le centinaia. Uh-huh. Attenzione, per le decine sono gli Y, che sono questi, quindi ho 9, 2 volte 9, che è 18. Sì. E poi ho le unità, e le unità sono 10 meno A più C, 10 meno A più C, che è lo Z, e poi c'ho anche l'X, quindi è A meno C meno 1. Più A meno C meno 1. Spero di non avere fatto errori. Vediamo bene. Ah, mi piace, guarda. A meno A si semplificano. Mm-hmm. Meno C e C si semplificano. Sì. E questo diventa 9. E questo diventa 9. Bravissima. E 100 per 9 fa? 900. 900. Ok. Poi c'ho più 18. Più 18, giusto? E guarda qua, meno A più A, più C meno C, 10 meno 1. Perfetto, 9. Centinaia, decine e unità. Okay. Ok, 900 più... 927. Aspetta, qui abbiamo sbagliato, no, no, abbiamo sbagliato qualcosa. Abbiamo sbagliato qualcosa. Qui ho dimenticato, vedi, 18, ma era moltiplicato per 10, è 80, 180, no? Quindi qua è 180, perché, ok. Perché hai dimenticato 18 lì? Avevo dimenticato il fattore 10. Era due volte le decine, ma ho dimenticato che era moltiplicato 10. Quindi è 900 più 180, 1080 più 9, mm-hmm. 1089, che è il nostro numero. Wow! Quindi vedi che partendo da un ABC qualunque, mm-hmm. siamo arrivati a dimostrare che facendo tutte queste strane manipolazioni non si può che arrivare al numero che ho sognato. Ma mi hai fatto ricordare, eh. Mentre stavi dimostrando, non so perché prima non mi sia venuto in mente, ma mi hai fatto ricordare che c'era un gioco che facevamo da bambini, in cui c'era da indovinare un numero. Possiamo fare il gioco? Simile a questo? Sì. Eravate così bravi. Sì, allora ti dico cosa fare. Adesso scrivi tu. Ah, vuoi rovesciare i ruoli? Sì, io ti do, cerco di fare mente locale e ti do le indicazioni. Quindi adesso anch'io devo pensare a un numero qualsiasi. Sì. Quello che voglio. Sì. Quello che voglio, va bene. Vedi, non ti do neanche il limite delle tre cifre. Il tuo gioco è più potente, vai. Allora, pensa... Ho un numero, dai, l'ho scritto. Adesso, moltiplicalo per 2. Moltiplico per 2, ok. E poi aggiungi 8. Poi aggiungo 8, va bene. Adesso dividilo per 2. Divido per 2, ok. E infine sottrai il numero iniziale. Sottraggo il numero iniziale. A questo numero che hai ottenuto. Da questo numero che hai ottenuto. E il numero che avrai ottenuto è 4. 4! Bravissima! Complimenti! Molto più semplice del tuo. Più semplice, però carino lo stesso. Sicuramente poi quando si è bambini... Ma questo secondo me lo puoi dimostrare tranquillamente. Vai. Ma perché? Facciamo finta che il numero che abbiamo scelto sia un X qualsiasi. Vai! Un X qualsiasi. Un X qualsiasi, secondo va me. Va bene. E allora, se è un X qualsiasi, e poi lo moltiplicherò per 2 e, diventa... e diventerà 2X. Poi. Dovrò aggiungere 8 e diventerà 2x più 8. Ecco, che puoi mettere forse in una forma più bella. Ah sì, lo mettiamo in fattore, quindi sì. Faccio 2 che moltiplica x più 4. Esatto, poi bisognava dividere per 2. Quindi devo dividere per 2, ma se divido per 2 semplicemente elimino questo 2. Brava, e ottengo x più 4. E l'ultimo passaggio? È l'ultimo passaggio. Bisognava togliere il numero iniziale. Ah, togliere il numero iniziale, quindi devo togliere x. Esatto. Quindi farò
x più 4 meno x, no vabbè, ottengo 4. E voilà, dimostrazione finita. 4, vedi che ho già fatto. Sì, è vero, perché x era... Quindi vedi, barbatrucco più semplice ma dimostrabile anche questo qua, complimenti. Grazie. Guarda. Grazie per l'ascolto. Grazie a tutti. E a presto.